Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, rieccoci con un nuovo video editoriale dopo la partita giocata al Dino Manuzzi di Cesena con il Lione, terminata 2-2 con l'Inter ancora una volta in rimonta. Come sempre in queste partite io ho intravisto qualcosa qui a New York, luci ed ombre. Mi trovo in questo momento a Staten Island. Qui potete intravedere il ponte di Verrazzano che collega Staten Island a Brooklyn e mi è molto caro questo ponte perché 5 anni fa, con tanti altri, partì per fare la maratona di New York, una delle più belle esperienze della mia vita. Questa è in pratica la skyline che dà poi su Manhattan, là in fondo, è difficile perché qui è tutto grande, forse vedete la Freedom Tower, quella più alta che ha preso il posto, ahimè, delle torri gemelle. Mi trovo quindi, come avrete capito, a Staten Island, uno dei 5 boroughs, dei 5 quartieri di New York. Gli altri sono Brooklyn, il Queens, Manhattan, il Bronx e Staten Island, appunto. Ho fatto un po' un giro qui con i miei amici che vivono qui a Staten Island, che secondo me, se doveste venire a New York, ovviamente andate prima a Manhattan, ma poi è molto bello scoprire gli altri quartieri. Staten Island, che è poco conosciuto, ma ci sono moltissime cose da vedere, ma devo dire anche Brooklyn, il Queens. Va bene, veniamo alla partita di Cesena al Manuzzi. 2-2 il finale. Devo dire cose buone e cose meno buone, come sempre da quel che ho visto e da quel che mi hanno raccontato. E guardate che scelgo sempre delle persone molto equilibrate per raccontarmi le partite, perché se poi do retta a quelli dei social fa sempre tutto schifo, oppure per alcuni pochi devo dire è sempre tutto bello. Beh, prima di tutto mi pare che le note più positive, mi pare di poter dire, siano essenzialmente 4. Lukaku ha fatto un grandissimo gol, ha giocato gran parte della partita, ma insomma sarà il suo destino inserire a spalle alla porta, poi a un certo punto ha incornato, in qualche modo segnato un grande gol, e quindi direi che Lukaku, insomma, ho visto anche le pagelle di alcuni colleghi di cui mi fido, insomma mi sembra che sia stata una prova positiva. Sapete che Lukaku sarà fondamentale per l'Inter in questa stagione, l'ho spiegato varie volte Inzaghi, io sono d'accordo con lui. Tra Dybala e Lukaku, se mi fate scegliere 100 volte, scelgo Lukaku. Poi c'è sempre quello che ti dice, sì ma Lukaku tra un anno è... E invece Dybala lo avevi per più anni, a parte che è ancora tutto da dimostrare, che Dybala è bello averlo per più anni. Non è che mi metto a dire adesso che la prima gliel'ha rovinata l'Ascoli al debutto, perché sono amichevoli, sto parlando della Roma, tutte queste amichevoli significano veramente poco. Però è chiaro che mancando alla fine una 15ina di giorni all'inizio del campionato, adesso devi cominciare a vedere delle cose. E quindi Lukaku mi pare che sia andato bene. Mi pare che in attesa di Gossens, che continua ad avere sempre qualche problemino, e Inzaghi ha scelto Di Marco, riportandolo nel suo ruolo di esterno sinistro. Sapete che Inzaghi, poi ogni allenatore ha le sue fisse, no? Lo vedeva più come braccino di sinistra, cioè come alternativa a Bastoni. Però noi abbiamo anche dei giocatori eclettici, ragazzi miei, e questa è una cosa positiva, perché torno a dire che l'anno scorso le seconde linee non all'altezza sono state indubbiamente un problema, e mi pare che Di Marco sia stato tra i migliori in campo. Barella è sempre un po' la croce delizia, alterna cose, mi hanno detto, buonissime a cose meno buone, ma ha fatto un grandissimo gol con lo scavetto su assist di Lautaro Martinez, un altro che, ecco, direi che ho sempre visto in palla. Ecco, Lautaro Martinez è uno che anche in queste amichevoli di precampionato abbiamo sempre visto in palla. E poi vabbè, ci sono quelli che magari non sono andati benissimo. Skriniar ha fatto una mezz'oretta, ma ragazzi, reduce da un infortunio, tutte le voci di mercato che ancora non sono finite, possiamo anche dargli un 6 politico. E poi se c'è qualche pazzo che ha intenzione di rinunciare a Skriniar, non parli con me, perché dopo che non è arrivato Bremer, Skriniar io me lo tengo e spero veramente di tenermelo. Poi magari non è andato bene De Vrij, ma diciamo la verità, siamo anche un po' condizionati. De Vrij, che tra l'altro ha fatto tutta la partita, perché è proprio l'unico a cui manca l'alternativa, perché sapete che l'Inter deve far entrare un difensore. Intanto
piano piano stanno uscendo i Pinamonti, i Sanchez, il Salcedo della situazione, l'Agumé, che poi alla fine deve ancora convincersi, insomma stanno tutti talmente bene all'Inter che ovviamente poi cederli sul divano è facile dire, ma bisogna cederli, ho capito, bisogna cederli, infatti si cederanno, ma ci vuole un pochino di pazienza. Vedete che tutte le squadre hanno un po' i loro problemi, io non voglio neanche pensare se fosse successo all'Inter quello che è successo alla Juve, che si è presa Pogba strombazzando, giustamente, grandissimo giocatore, grande ritorno di Pogba, adesso è fermo, non si capisce neanche se l'infortunio è grave, gravino. Fosse successo all'Inter, mamma mia, per dire, fosse arrivato qui, che ne so, Aslani piuttosto che Bellanova, infortunato, già sento quello che si sta dicendo su Gossens, che ovviamente ha dei problemi e deve recuperare la migliore condizione, ma tanto Perisic, ragazzi, Perisic era un grandissimo giocatore, ma eravamo tutti d'accordo che non si poteva dare quei soldi lì. Però ragazzi, è un 2-2, francamente, ancora una volta dimostriamo di esserci sul piano della rimonta. Ricordo che il Lione inizia il campionato il 5 agosto, cioè prima di noi, più di una settimana prima dell'Inter, ospitando l'Ajaccio, e quindi è normale che il Lione, per il Lione era l'ultimo test, ed è normale che il Lione, che è una buona squadra, sia, e che ha dei buoni giocatori, sia più avanti. Onana mi pare che abbia fatto una grandissima parata, oddio, è stato a lungo inoperoso, no, ma ha fatto poi una grandissima parata su Dembélé. Insomma, ragazzi, adesso non è che è sempre tutto negativo, mi pare che dalla prima amichevole stiamo man mano aumentando come condizione, come convinzione, come è giusto che sia, perché il calcio, nemmeno d'agosto ma di luglio, è questo, dove si fanno esperimenti. Suggerirei però a Simone Inzaghi, aspettando il miglior Gossens, di valutarlo questo Di Marco, perché me ne hanno parlato un gran bene in questa partita, per quel che può valere, ma Di Marco insomma è un ragazzo che conosciamo, sappiamo che indubbiamente ha dei pregi e che su quella fascia ci può stare la duttilità di Di Marco, sia come vice bastoni quando servirà, sia per andare a fare il Perisic o il Gossens, oppure il Di Marco, anche perché ha un buon tiro, insomma, mi pare che sia una buona arma a disposizione dell'Inter. Quindi a Cesena, Inter-Lione 2-2, a mio giudizio, per come me l'hanno raccontata, più luci che ombre, poi è chiaro che qui c'è il solito negativo che pensa dal divano di aver fatto il corso di Coverciano e che ha capito tutto lui, fa tutto schifo. Io vi invito sempre, invece di fare sempre calcio parlato, visto che non fate calcio giocato, perlomeno a guardare anche gli altri, visto che siete così negativi. Io non credo che in questo momento l'Inter sia una squadra, come mi scrive qualcuno, abbonato ovviamente ai dubbi, allo schifo perenne ai suoi occhi, perché poi chi parla sempre di schifo vuol dire che lo schifo ce l'ha dentro di sé. Non mi pare che l'Inter sia una squadra a quarto posto, come mi dice qualcuno. Mi pare che l'Inter, ovviamente, se tiene Skriniar, sia una squadra che può assolutamente dire la sua nel prossimo campionato e concorrere, bene sì, alla vittoria della seconda stella. Perché non devo credere che l'Inter sia da scudetto? Io, scusate, ci credo. Continuo a crederci con tutti i problemi che abbiamo, con la proprietà che ha i suoi difetti, con i giocatori che non se vogliono andare, con l'alternativa De Vrij che manca. Io ritengo che col ritorno di Lukaku e con delle seconde linee da Mkhitaryan ad Aslani a Bellanova, perché ricordo che parliamo comunque di seconde linee, l'Inter sia una squadra credibile. Se voi non ci credete, ragazzi, come dico sempre, è un problema vostro, non è un problema mio. Quindi qui da Staten Island, nel segno del politically correct, si rispettano tutte le squadre, ma paura di nessuno, vi saluto con un prodigioso Viva l'Inter! Ciao ragazzi e alla prossima! Inter!